Buongiorno, benvenuta su Radio Birichina. Oggi ti faremo 8 domande si intitola Domande filosofiche per adulti strani. Le faremo io, che sono Youssef, con la mia amica Matilde. Possiamo cominciare? Grazie mille, per stranezza sicuramente vi potrò aiutare. Buongiorno, come ti chiami? Claudia Felici. Possiamo sapere l'età? Certo, l'1 di gennaio compio 52 anni. Che lavoro fai oggi? Oggi faccio l'insegnante, ma anche ieri, perché a 18 anni sono riuscita a vincere 2 concorsi come insegnante. Ho scelto la scuola dell'infanzia perché amo molto il contatto con i bambini piccoli. Poi sono venuta da voi alla primaria e ci sto benissimo. Era il lavoro che sognavi di fare da piccola? No, da piccola sognavo di fare l'ostetrica, però in effetti il bambino in qualche modo rientra. È ancora un sogno nel cassetto? Ah, nei miei cassetti puoi trovare di tutto. Ogni tanto vengono anche fuori dei sogni. Però la realizzazione dei sogni per me non è concreta, nel senso che io i sogni li vivo, per esempio, quando i miei pensieri li trovo espressi nelle canzoni. Se vuoi sapere un sogno nello specifico, per esempio, c'è quello di capire mia mamma, perché non ci siamo mai capite. Gli adulti sognano ancora? Certo che sognano, proprio come ti ho detto, nel mio caso sogno tutti i giorni. Per sognare devi essere in equilibrio con te stesso, però ti devi dare tempo, ti devi dare l'opportunità e solo in quel modo puoi pensare di migliorare, ma soprattutto di stare bene con gli altri. Oggi ti senti libera come quando eri bambina? Io quando ero bambina non mi sentivo per niente libera perché ho avuto un'educazione molto rigida e autoritaria da parte di mio padre. La libertà, nel vero senso della parola, l'ho vissuta quando sono andata via, ho iniziato a lavorare molto presto, come vi ho detto prima, e appunto ho capito che cos'è la libertà. Secondo me la libertà è stare in equilibrio tra quello che pensi, quello che fai e quello che trovi fuori. Sei veramente libero. Che cos'è la rabbia per te? La rabbia? Allora, io se penso alla rabbia sono una maestra di scienza e mi viene in mente una malattia degli animali, ma sicuramente voi non vi riferite a quello. La rabbia, nel senso emotivo del termine, comprende una serie di dispiaceri, di emozioni negative che accumuli nel tuo interno e proprio perché si stratificano, perché giorno dopo giorno trovi qualcosa che non va per te, le ingiustizie, non riesci a liberartene. La chiave, il segreto è quello di incanalare queste emozioni negative, a volte anche violente, le devi trasformare in qualcosa che ti fa migliorare. Quindi, per esempio, cose semplici, fai uno sport, vai a correre, incontri un amico, mangi una cosa che ti dà un piacere particolare, lo incanali in modo positivo. Altrimenti la rabbia vera e propria può sfociare nella violenza e nell'aggressività fisica e verbale. Ok, è sempre negativa? No, assolutamente, la puoi trasformare e puoi imparare dalla rabbia, capendo che dalle malattie, soprattutto le malattie del cuore, puoi farne tesoro e puoi stare meglio. Qual è il segreto dell'amore e dell'amicizia? Il segreto dell'amore e l'amicizia è il sentimento. Chi trova un amico trova un tesoro. Questo è un detto che arriva dall'antichità, lo diceva mia nonna e io ne sono proprio convinta. L'amicizia, secondo me, è un sentimento gratuito, ok? Dove tu non pretendi e non dai. L'amore diventa un po' più complicato perché l'amore prevede una coppia e purtroppo nella coppia subentra la gelosia, il possesso, cose che vanno e che non vanno, periodi di alti e bassi. L'amicizia, diciamo che secondo me, è un po' più semplice. C'è differenza tra amore e amicizia? Eh sì, proprio quello che ti ho detto ora. Anche se comunque partono entrambe da un sentimento. L'amicizia, secondo me, può durare tutta una vita. L'amore ogni tanto fa degli scivoloni.
Cosa pensi quando ti viene in mente la morte? Allora, la morte nel senso scientifico, sapete bene perché ve l'ho sempre spiegato, fa parte del ciclo della vita. Se intendete una spiegazione metafisica del termine, quindi filosofica, io non ho nessuna certezza, francamente. Non vi posso argomentare o fare grossi preamboli, perché la morte, se non la vivi in prima persona, non la puoi spiegare. Una volta che sei morto non hai più l'opportunità di parlarne con gli altri, quindi lo trovo molto difficile e non me la sento di dare una spiegazione metafisica. Ok, adesso ci può dire qual è il segreto della felicità? Segreto della felicità ve lo prendo da una canzone di Vasco Rossi. La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. Il segreto della felicità è riuscire, secondo me, a camminare su un filo come il funambulo e riuscire a non cadere. Ora, secondo voi è sempre possibile? Secondo me non è possibile neanche per 10 minuti. Quindi il segreto della felicità è capire che tu puoi essere felice in pochi attimi. Ora, io questo cognome Felici ce l'ho dal primo momento in cui sono nata, ma non possiamo pensare che un termine del genere ti accompagna sempre in tutti i momenti della tua vita. Ti devi accontentare. Per me felicità, certo, il giorno in cui sono nati i miei figli, il giorno in cui mi sono laureata, ma la felicità nel vero senso, secondo me, ti viene da un attimo, è una sensazione, quando ti alzi al mattino, guardi in alto e vedi una nuvola a forma di panna, quando sul balcone di casa stamattina ho visto un uccello tutto nero con una coda lunghissima blu, quando vedo gli occhi di mia figlia perché ha preso un bellissimo voto a scuola che scintilla. Sono secondi che tu devi afferrare all'interno della tua giornata. Non puoi essere felice sempre. Se tu impari ad accontentarti di questi istanti, allora secondo me sei veramente felice. Grazie per essere venuta e è finito qui. Spero di rivederti, anzi ti rivedremo e ciao. Grazie a voi, un bacio a tutti.